I tour organizzati dai marchi della fotografia hanno riempito in questi anni il vuoto lasciato dalle fiere. Ricchi di incontri e workshop permettono ai fotografi amatoriali e professionisti anche di entrare in contatto con gli ultimi prodotti giunti sul mercato. Fujifilm è uno dei primi marchi che in Italia ha creduto molto in tempi recenti in questa formula. X-Vision Tour 2018 diminuisce il numero delle date rispetto agli anni scorsi, ma arricchisce il piatto dell'offerta. Abbiamo partecipato alla prima tappa romana del tour, nell'interessante cornice dell'ex Dogana. Sul palco dei seminari si sono alternati stimati professionisti della fotografia che hanno parlato al pubblico del loro stile e dei loro trucchi fotografici. Si è cominciato con Giorgio Cravero, un vero maestro dello still life. Preparazione del set con le luci, trucchi per simulare fumo, ghiaccio e condensa, analisi del workflow in Photoshop, scatti di impatto a prima vista immediati rivelano la propria complessità operativa e la grande preparazione che richiedono. Molto coinvolgente per il pubblico è stato il seminario sul workflow fotografico professionale con Fujifilm GFX50S a cura della fotografa Marianna Santoni. La medio formato di casa Fuji è stata usata dal vivo per una sessione di ritratto con collegamento in tethering al computer e sviluppo in diretta con Adobe Lightroom. Federico Tardito, fotografo di eventi sportivi e di atleti come Bonucci e Buffon, ci ha invece portato a bordo campo, svelando alcuni dei segreti di come ci si può differenziare in un mondo che vede una concorrenza agguerrita. Il recente vincitore di una delle categorie dei Sony World Photography Awards, Luca Locatelli, ha fatto fare un vero e proprio viaggio all'audience dietro le quinte dei suoi scatti, da una centrale nucleare in via di smantellamento alle enormi serre in cui, tramite le tecniche di acquaponica, vengono prodotti ortaggi con il minimo spreco di acqua ed energia. C'è stato spazio anche per tutto digitale, per parlare del workflow in ambito video e cinema con fotocamere mirrorless. Ha chiuso Matteo Bastianelli analizzando il suo approccio nel raccontare le conseguenze dei conflitti con la fotografia. Nella sala pose Alberto Buzzanca ha tenuto due intensi workshop pratici sulla fotografia di ritratto, analizzando la gestione della luce, attrezzatura e metodologia. Belle anche le mostre dei vari autori. Per i più nerd erano attive tre postazioni tecniche, una per la serie X, una per il video con XH1 e ottiche cinema MKX e un'ultima per il sistema medio formato GFX per mettere le mani direttamente su fotocamere e obiettivi.